un immobile che ha dei vizi di costruzione o comunque dei piccoli abusi è comunque vendibile? Questa è una domanda che molti di voi ci hanno posto. Ebbene, con questo video cerco di darvi una risposta. Innanzitutto vi invito sempre a seguirci, quindi a attivare le notifiche, a mettere un like e iscrivervi al nostro canale YouTube. Ma torniamo al tema principale. Quando è possibile vendere un immobile anche se ha dei piccoli abusi edilizi? Ma soprattutto a chi spetta provare che esistano questi vizi di carattere edilizio? Innanzitutto, recentemente, il 9 ottobre, è uscita un'ordinanza della Cassazione che chiarisce proprio in termini di prova, per quanto riguarda proprio i vizi in materia edilizia, come spetti al compratore dell'immobile doverli provare, perché è colui che ha la possibilità, la materiale disponibilità di dover accertare questi vizi, e quindi nel momento in cui li va a decepire in causa li deve naturalmente provare lui stesso. Questo gli consentirebbe poi di esercitare le azioni di risoluzione e riduzione del prezzo che sono consentite appunto in caso di compravendita. Ma la domanda che viene posta in realtà è un'altra, quindi torniamo al focus principale. L'immobile può comunque essere venduto anche se ha dei piccoli abusi, degli abusi edilizi? Beh, bisogna distinguere. Se l'abuso è sostanziale, quindi manca proprio completamente il titolo edilizio di realizzazione, di costruzione, allora in questo caso è difficilmente vendibile, e su questo punto richiamo anche numerosa giurisprudenza. Se invece l'abuso non è un abuso così grave, anche se non sanabile, l'immobile può essere compravenduto con delle accortezze molto importanti che devono essere rappresentate sia nella preliminare, quindi di acquisto, ma anche e soprattutto nell'atto di compravendita, e nel quale bisogna stare molto attenti a non fare delle false dichiarazioni, perché questo costituirebbe addirittura un reato, è il reato di falso in atto pubblico naturalmente, per cui quello che bisogna attenersi è rendere assolutamente edotto il compratore dei vizi che sono stati riscontrati nell'immobile, soprattutto ad esempio la carenza di un titolo edilizio, quindi quegli abusi che magari sono stati realizzati negli anni 80, anni 90, successivamente alla realizzazione. Magari si tratta anche di semplici modifiche catastali, tuttavia è importante appunto che il compratore ne sia reso edotto. A quel punto potrebbe anche scattare una riduzione del prezzo decisa tra le parti per venire incontro alla sanatoria, oppure il venditore potrebbe arrangiarsi e sanare l'immobile e renderlo assolutamente vendibile all'atto del rogito notarile. In ogni caso è bene specificare, e questo lo dice in maniera chiara anche la Cassazione, specificare di che vizi si tratta. Il compratore è reso edotto a questo punto dei vizi sia nell'atto preliminare sia nell'atto notarile, accetta e malleva totalmente l'acquirente. A questo punto la compravendita è assolutamente valida ed efficace. Vi invito sempre quindi a tenervi aggiornati seguendoci sul nostro canale YouTube.